Radio ne parla. Sono le 11.08, riprendiamo la linea dallo studio Simone D'Amico. Stiamo seguendo innanzitutto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che è riunito a Fermo, presieduto dal ministro Alfano, al seguito dell'omicidio avvenuto 2 giorni fa a Fermo. Sapete, il ragazzo nigeriano fuggito da Boko Haram ieri è morto, e noi oggi ci occupiamo di questo. Ci occupiamo anche di razzismo, perché tutto è iniziato per un insulto razzista. Carlo Balestri, Mondiali Antirazzisti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. A Modena siete, vero? Siamo a Bergati, Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. E quanti siete in questo momento lì? In questo momento sta ancora crescendo la partecipazione, perché è la fase in cui i primi tornei si aprono questo pomeriggio, per cui arriveremo a essere tra i 3.000 e i 4.000 quelli che noi chiamiamo i partecipanti attivi, quelli che sono, e cerchiamo di educare anche a un laboratorio interculturale attraverso lo sport. Senta Balestri, lei da tantissimi anni è impegnato sul fronte del calcio pulito, del tifo pulito, noi la sentiamo anche quando ci occupiamo appunto di questi temi, è un sociologo, credo che a lei si deve l'idea originaria del cosiddetto progetto Ultra, proprio quel progetto che vuole non ripulire le curve, perché non ci piace questo termine, ma tirar fuori la parte più sana del tifo. Ha sentito che la persona che è stata fermata e che verrà probabilmente arrestata di questo orrendo omicidio accaduto a Fermo era già stato colpito dal DASPO. Qualche radioascoltatore dice il calcio violento non c'entra niente. Lei cosa ne pensa? Beh, di per sé dipende molto da gruppo e gruppo. Ci sono alcuni che possono avere più attitudini anche fra virgolette politiche. In questo caso, se viene confermato, perché non ho fatto indagine, pare che comunque lui frequenti o abbia frequentato ambienti anche di estrema destra, per cui esattamente abbastanza politicizzati, con idee razziste e xenofobe. Noi di per sé nel corso degli anni abbiamo fatto un grande lavoro. Gli stessi Mondiali Antirazzisti sono un laboratorio in cui una delle componenti di partecipazione è anche data da gruppi ultra e tifosi un po' da tutta Europa, c'è una comunità di migranti, rifugiati, da associazioni, da Amnesty, a mille altre sono presenti per cercare proprio a educarsi ed educare le nuove generazioni a una convivenza possibile. Noi lo riteniamo questo un laboratorio di convivenza in cui la parte anche degli ultras, ritornando agli ultras, si esprime valorizzando il suo popolare del tipo nei suoi aspetti più positivi, quelli coreografici, quelli della canzone, quegli aspetti di vita in qualche modo, no? Quegli aspetti vitali e positivi. Grazie a Carlo Balestri, buoni Mondiali Antirazzisti.